Porco! Che cazzo è? Scappa, cane! Cosa? Allora, ragazzuoli, siccome qua abbiamo bisogno di fare le visualizzazioni facili, abbiamo ben deciso di morire in diretta. No, semplicemente useremo Randonautica. Voi state vedendo dove metterò lo schermo del telefono. Qui no, o no, lo metterai qui in mezzo. No, qua, proprio in questo spazio qua. Qui, così. Sai che lo so per un secondo e poi la toglierò. No, tu devi stare così. Allora, raggio, arriviamo a massimo a 10 km. 10.000 metri sono 10 km, giusto? Ok, mettiamo 10 km. Ok, anomalia? Sì. Anomalia. Dobbiamo pensare cosa vogliamo vedere. Siccome fa caldo, qualcosa di... E direi, desideriamo qualcosa di fresco, magari con l'acqua. Sì, ok. O comunque all'ombra. Vai, su. Ok. Secondo me ci porti nella zona industriale. No, spoiler. No spoiler. Ma dobbiamo sapere dov'è. Sì, ho capito, ma ci manda la strada. No spoiler. Puglia! Ma non, la Puglia non è distante 10 km. Scusa, non ho capito, 10.000 km. Ma non è neanche distante 10.000 km la Puglia. Boh, ma è nel raggio di 10.000 km. Ah, su questo sì. E allora? Deposito dell'Atta. No, aspetta, più avanti. Oh, una corriera cash! Salutiamola. Ciao! Ciao, corriera. Ciao, Meduna. Beh, allora, per essere fresco è fresco qui. È un breggiato. Abbiamo detto più che altro fresco, ombreggiato. Non ricordo il punto esatto, ma mi sembra, boh, tipo qui. Vi giuro, no, forse un po' qui. Non me lo ricordo, cioè io direi di andare avanti per un po'. Però io sono in pantaloncini corti, non so se capite, quindi a meno che non ci sia un altro ingresso, magari più in là. Veniamo, tartarughe! Allora, di per sé il posto è fresco. Qua forse si riesce a entrare. Però di là c'è tutta la vegetazione alta. Non si può entrare allora nel punto esatto, eh. Sì. È illegale. Ricordate il mio motto? Finché non vi sgamano, tutto è legale. Può essere solo un caso, che ci abbiamo mandato qui, che si sta effettivamente bene, eh. Cadavere. No, beh, acqua ce n'è. Acqua c'è. Cazzo. Dovrebbe aver pisciato semplicemente qualcuno. Però lì c'è. C'è un ruscelletto. Di certo non verrei mai qua a rilassarmi. Però bisogna dire che effettivamente è un posto fresco. Mi perdoni, eh? C'è un pochino. Ah, scusa. C'è un pochino d'acqua. Sono fuori fuoco. Vabbè, tanto ormai è una costante. Quindi ha funzionato. Quindi voto. Pa, 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 pa. Per il posto o per l'app? No, per il posto. Dopo no, il posto fa schifo. Ok, quindi facciamo su 10. Facciamo 7. Dai, 7 su. Te o 2. 7. Ok, poi 7 per posto in sé, 8. 8 e mezzo con l'app, dai. Ok. Dimmi un numero a caso da 0 a 10.000. 9.018. Evviva! Qualcosa di storico. Va bene, cerchiamo qualcosa di storico. Ok. Qual... Sei inchiodo di colpo, forse cado. Mi dispiace molto, dobbiamo andare a Porcia. Seriamente? Sì. Vabbè, andiamo a Porcia. Ok. Vi propongo una inserzione pubblicitaria perché finalmente abbiamo lo sponsor di oggi che è NordVPN. No, che è acqua. Non è una stata, mi sa che è una cosa privata. Che cos'è anche qua? Di storico c'è quella casa in decadenza. E nulla, non si può. Micio! Mi potresti andare. Allora, ho detto 4.500. No, più schifo sto cavallo. E facciamo Void. È l'unico che ha ancora 5. Tarallo classico. Questo.
Perché? Adesso vogliamo qualcosa di felice, giusto? Qui. Ma è in centro a Porcia. Qualcosa di felice. Ok, dai, ci sta. Beh, è anche legato alla vecchia richiesta a qualcosa di storico, se proprio vogliamo. Al momento però, diciamo, uno è andato bene, di bravando là, cosa quantica, non ho ben capito neanch'io. Uno. Cosa quantica? Ma che cazzo ne so? E uno invece è andato male. Sì, beh, infrangiamo la proprietà privata. Perché prima non l'abbiamo fatto, no! Ma era diverso. Sì, ok, eravamo in mezzo ai campi. Grazie. Io vorrei far notare che ogni volta guido io, perché Gary mi sfrutta, ciucciandomi benzina, ma tu non dandomi mai i soldi della benzina. Io intanto ti ho offerto i taraghi, il tacco. E tutte le altre volte? E tutti i debiti che hai tu con me? Dissing, guarda come ride! C'era 4! E quella che abbiamo visto a Corde Nos, ma quanto tempo ci ha messo? Adesso qua gireremo a destra. Sì. No, c'è la prossima. E questo. Cazzo, è vero. Porcia, Santi. Proprio allegro è sto posto, eh. Sì, effettivamente siamo arrivati. Cioè, un posto felice da qua a fianco, certo. Beh, si può dire che è abbastanza felice. Qui. Però, se dobbiamo essere precisi, dovremmo entrare qua dentro noi. È questo posto qua. Tarallo. No, effettivamente però ho guardato adesso su Maps, c'è quell'azienda dentro. E nel capannone più dentro. Sì, ma lui ti indicava questo. A parte che le coordinate non sono precise ai millimetri, però Beauty e Spa è una roba felice. Non puoi dir di no. No. Io gli assegnerei anche il punto pieno. Noi vogliamo qualcosa che riguardi l'infanzia. Di tutti? Cioè, ok, l'infanzia in generale. Ma ti sente il tizio va a caso? Non lo so. Dove? Noi vogliamo qualcosa che riguardi legato all'infanzia. Giusto. Sta controllando gli attrattori. Mio. Vorrei. Secondo me ci manda in un parco. Secondo me ci manda... Parco o scuola elementare. Macelleria di Cordenos. Di una chiesa. Non... Legato all'infanzia, una chiesa. Oh! Ok, ho trovato. Navigate. A Sacile. No, aspetta, rifacciamo. Dove ci ha sbattuto stavolta? Hai visto? Cosa? In ferrovia! Allora facciamo così. Siccome noi passiamo direttamente alla cosa terrificante. Ok? E io direi di farlo con raggio massimo 10 km. Però quello che capita stavolta è che. È su casa tua. Allora, anomalia. Raggio 10 km. Pensiamo alla nostra intenzione, ovvero trovare qualcosa di terrificante. Cadere. Attenzione, è a Valle Noncello. Io sono già stato più volte lì a Valle Noncello, insomma, vicino al fiume. Però non è mai stato terrificante. Io voglio trovare un cadavere. No, una corriera, aspetta che la riprendo tutta. Deve essere la 23, penso. Sì, cioè la precedenza tu lo sai. Porca troia, imparate il codice stradale. Allora, stiamo per raggiungere il punto che abbiamo voluto che sia terrificante, pauroso, brutto, cattivo e soprattutto di nazionalità non italiana. Nazista. E io non ho grandi aspettative, vi dico la verità. Ma non puoi entrare di qua. Ma basta portarci in cose private. Oddio, o è la casa che è abbandonata, eh? O
roba c'era. No, aspetta, si può andare avanti. Sì. Fermi tutti, si può andare avanti. Un piano. Che visto che è terrificante. Secondo me è una strada chiusa. Prima documentiamoci. È un campo. Sì. Vogliamo qualcosa di terrificante, signora. Ma di seriamente terrificante. Vabbè, l'ho messo vicino, ho messo a 3 chilometri. Si poteva nella zona industriale, lo sai? C'è il cane, il doco! Lo prendo sotto, cazzo. Sì, insomma, la zona industriale non è proprio la zona migliore in cui passare le proprie vacanze italiane in Italia. Italiane. Però, da qua a dire terrificante, ce ne passa. Poi, forse ci sarà, che ne so, una fabbrica abbandonata, un qualcosa che non conosco. Effettivamente sta roba è brutta, però non è la nostra destinazione. Non si sa mai, Gary, tu intanto. Tu dici. Dai! No! Sei riuscito a sbagliare strada 4 volte. No, perché pensavo fosse quella. Roiatti traslochi. Gea. La spazzatura terrificante. Che cazzo aspetti? Ha messo la freccia a destra! No! Ma non puoi entrare qua! Te ci ha portato in un'azienda? Sì, non possiamo entrare in un'azienda. Poi direi di esplorare l'area comunque qua, dai. Sì, andiamo qua, dai. Qua dovrebbe essere quell'azienda là dietro, la cosa spaventosa. Allora, per il momento ci sembra tutto a posto. Vediamo dei banali che... Sai cosa mi è venuto in mente? Cosa? Che tipo, qui. C'era una storia del cazzo che girava quando ero piccolino, ok? Che praticamente c'erano delle persone che erano venute qua, ok? E niente, sono sparite, cioè si è visto un grandissimo bagliore di colpo e poi sono sparite. L'unica cosa che hanno ritrovato è stato tipo l'acquisto di un biglietto strano per la direzione che non si è mai capito cos'era. Tu riesci a tenere la roba? Guarda come si... No, io per una roba strana, ok? Per una roba strana. E basta, si sono trovati solo gli scontrini e il biglietto appunto timbrato. E niente, c'era la storia del cazzo, appunto, tieni qua. Quanto tempo fa? Non mi ricordo, quando ero piccolo la sentivo sta storia. C'è una persona. Andiamo a vedere qua. Non era a casa. Aspetta. Ma è abitata? E mi sa di sì. Andiamo a vedere. No, non credo sia abitata. No, non è abitata. E boh, per il resto ci sembra abbastanza tranquilla sta zona. Io... Che è stato? Hai sentito? Sì, come dei sassi. Boh, ma sarà stato un animale. Cazzo, vai, dai. Cosa? Vi diciamo la verità, effettivamente ci siamo un po' allontanati dal punto che ci ha detto l'app. Però effettivamente ci sono diverse cose che non ci tornano nell'area. I rumori, la bottiglia, persone sedute a caso, quella casa. E poi non. Cioè, è passato anche un camion, avrebbe dovuto investire la persona, invece no. Cioè, è sparita la persona. Adesso andiamo un po' a esplorare sta parte di campo e vediamo se c'è qualcosa. Siamo arrivati in questa zona qua, in mezzo ai campi. Sì, insomma, pensiamo sia l'ultimo punto in cui andremo, perché che cazzo, aspettate, ma Andrea dov'è? Che cos'è sta roba? Cos'è? Non leggo. Questo è un bar. Sono... Andiamo se riesco a mettere fuori. Sono dei biglietti di musei di Venezia. Ah! Porco! Che cazzo è? Ma questo era... Andrea? Raga? C'è qualcosa qua dentro? Io direi... di chiudere qui il video, no! Scappa, cane! Cosa? Devo scappare! Oh!
Andrea! Non fare cazzate! Dove sei? Andrea! Andrea, cosa hai trovato? Cioè, io sono già lontano, eh! Me ne vado, ok? Ma vieni anche tu fuori! Andrea! Scappa! Cosa? Costo! Oddio! Vieni! Che cazzo! Ma chi ti prende? Vai via! Via, chiudi, chiudi, scappa! Andrea, tutto a posto? Sì. Ma tu sei sparito così, non è normale. Senti, non ho voglia di parlare, per favore. Non ti sei fatto male, però. Sì, ti ho detto sì. Vabbè, parliamo in out. Allora, tu mi devi dire cosa hai visto lì, perché non è normale quello che è successo, che sei sparito così, sono comparsi dei strani biglietti come quelli che hai detto te, insomma, del tipo che era sparito. Boh, non so, io ti dico, io a un certo punto mi sono sentito prendere e mi sono trovato in un posto tutto buio, ok? Ma quanto è durato? Perché... No, a me sembra durato un secolo, tipo, ti giuro. Ma come? Ma sono stati sennò 10 secondi. No, io ti giuro che a me sembra passato molto di più di 10 secondi. Se sono 10 secondi poi. Poi a un certo punto, non so, ho urlato. Sì, ti ho sentito. Quando hai detto vai via, giusto? No, a un certo punto ho urlato e mi sono ritrovato sdraiato in mezzo alle pannocchie, tipo, una roba del genere. E poi ti ho detto vai via, scappa, eccetera, eccetera. E sono andato. Ti ho detto perché ti ho visto e dovevi correre via. Perché se prendeva anche te era la fine. E tu come hai fatto a scappare, scusa? Non lo so, io ti dico, mi sono risvegliato in sto posto lì, con l'erba lì, le cose. Ah. Senti, dai, andiamo a casa, per favore, dai. Vabbè, è andata così, devo dirti, mi dispiace, cioè, ti vedo anche un po' provato, non sei c'è messo bene. C'è un caldo bene. Bestia, poi, Dio santo. Quello che... Ma va bene, ragazzi. Questo è quello che è successo a noi. Altro non vi posso dire.